piccola fiaccolata in onore di San Timoteo qui alla zona di Rio Vivo, che è partita quest'anno dall'ultravolo. Si fa un anno, partono dall'area camper Baffonero e un anno da Rio Vivo, dall'ultravolo. Quindi quest'anno vedete la gente con le fiaccole. Adesso ci sarà la sosta presso l'area camper Baffonero, ci sarà la benedizione dell'altarino preparato e poi si ripartirà per andare sotto dal parcheggio da Giorgione e dopodiché, dopo la predica di Don Benito, la preghiera, vedete la statua di San Timoteo, ecco Don Benito e i devoti di San Timoteo che stanno portando la statua. Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo urgenti e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo grembo, o Vergine, o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. San Timoteo, discepolo del Signore, prega per noi. San Timoteo, discepolo dell'Apostolo Paolo, prega per noi. San Timoteo, successore degli Apostoli, prega per noi. Tu che hai ricevuto la fede dagli Apostoli, prega per noi. Vero figlio nella fede di San Paolo, prega per noi. Tu che hai accolto l'avvertimento dell'Apostolo e le profezie, tu che hai combattuto la buona battaglia della fede, prega per noi. Tu che hai guidato con fede il gregge a te affidato, prega per noi. Tu che hai innalzato al cielo mani pure, prega per noi. Tu che hai ricevuto l'imposizione delle mani dell'Apostolo Paolo, vescovo e pastore della Santa Chiesa, prega per noi. Vescovo della Santa Chiesa di Attenzione, fate prima passare prima. Vescovo irreprensibile. Qua. Vescovo prudente, prega per noi. Vescovo ospitale, prega per noi. Vescovo capace di insegnare, prega per noi. Vescovo benevolo e mite verso tutti, prega per noi. Vescovo che hai conservato il mistero della fede, prega per noi. Buon ministro di Cristo, prega per noi. Tu che ti sei nutrito della parola della fede, prega per noi. Tu che hai esercitato la pietà, prega per noi. Tu che hai posto la speranza nel Dio vivente, prega per noi. Esempio ai fedeli in parole e opere, prega per noi. Esempio ai fedeli in carità, fede e purezza, prega per noi. Tu che hai esortato tutti alla fede, prega per noi. Tu che ti sei affaticato nella predicazione e nell'insegnamento, prega per noi. Tu che hai reso la bella testimonianza della fede, prega per noi. Tu che hai conservato senza macchia la fede, prega per noi. Tu che hai professato schiettamente la fede, prega per noi. Tu che hai ravvivato il dono di Dio in te, prega per noi. Tu che hai ricevuto lo spirito di forza, di amore e di saggezza, prega per noi. Chiamato a una vocazione santa, prega per noi. Tu che hai custodito il buon deposito, prega per noi. Tu che hai attinto con forza dalla grazia, prega per noi. Apostolo che hai annunziato Cristo risorto, prega per noi. San Timoteo, uomo degno di approvazione,
vero lavoratore per il regno, tu hai sofferto per il Vangelo, scrupoloso dispensatore della parola di verità, tu che hai esortato con magnanimità e dottrina, tu che hai compiuto l'opera di evangelizzatore, tu che hai adempiuto al tuo ministero, San Timoteo, intercessore e protettore della Chiesa di Termoli Larino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Come noi le rimettiamo ai nostri genitori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, sempre, sempre. Amen. Prima di invocare la benedizione del Signore per intercessione di San Timoteo, su ciascuno di noi, sulle nostre famiglie, è bello e giusto, e lo faccio con i sentimenti della gratitudine ma anche della gioia, di ringraziare ciascuno di voi che avete preso parte a questo momento processionale, segno della nostra testimonianza, della fede nel nostro santo, ma soprattutto nell'amore di Dio. Un ringraziamento a chi ci ha assistiti lungo il percorso, l'Associazione SAE 112, e chiunque altro si è adoperato con ogni mezzo e in ogni modo a organizzare questo momento particolare. È vero, siamo pochi, ma conta poco, nel senso che siamo superstiti in questa tradizione che ci vede disponibili a onorare la ricchezza di un dono che la provvidenza tanti anni fa, a partire dal 1945, l'11 di maggio, ha donato alla Chiesa di Termoli Larino. La sorpresa, come tutti ormai sappiamo, di scoprire questo corpo e di riconoscerlo come il corpo di San Timoteo, perché così era scritto nella lapide che nel 1239 fu posta a custodia di questo corpo che fu lì depositato. E noi, come spesso diciamo con le varie iniziative che sono nate e che speriamo continueranno a nascere intorno alla figura di San Timoteo, abbiamo l'onore, la gioia di avere questo corpo, ma anche l'onere, cioè il dovere, il compito di diffondere la sua devozione, perché è un santo biblico, è un santo che è vissuto subito dopo gli apostoli e allora è espressione antichissima della Chiesa primitiva, un santo che illumina i nostri passi verso l'orizzonte dell'unità, quell'unità dei cristiani che Gesù ha tanto auspicato proprio nell'intimità dell'ultima cena. Padre, che siano una cosa sola, come io sono in te e tu sei in me. Questo deve essere il compito nostro, testimoniare l'unità, l'unità nelle nostre famiglie, l'unità nella nostra comunità parrocchiale, l'unità nei luoghi dove esprimiamo la nostra professione, l'unità sempre, l'unità comunque, l'unità dovunque. Una unità che deve vedere noi come disponibili a pagarne il prezzo, perché l'unità non è un dono che piove dal cielo, ma che si costruisce artigianalmente ogni giorno nella nostra vita. Volevo anche ricordarvi che domani è la festa di San Timoteo e inizieremo alle ore 17, partendo dalla chiesa con un corteo. Ci recheremo presso la rotonda didattica timoteana, una rotonda che proprio oggi abbiamo finito di allestire, che ci presenta alcuni luoghi geografici e alcune persone
importanti della vita e della storia di San Timoteo. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nella gioia del Signore andate e vivete in pace. Grazie.